Ecco, quindi procediamo, Antonio. Sì. Arriviamo in via Galliera, ecco, molto conosciuta, famosissima via sì. della città di Bologna. Se non ci investono, forse meglio. E arriviamo quindi alla lapide posta dal Comitato per Bologna Storica Artistica. I primi anni del Novecento. Che è meravigliosa, con il logo antico del BSA in basso a destra. E qui quindi dove siamo? Allora, in via Galliera. Qui siamo in via Galliera, esattamente nel punto dove terminava la città racchiusa nella seconda cerchia. E appunto, come dice la lapide del comitato, il serraglio di Galliera venne demolito quando la parte suburbana della città venne inglobata alla precedente per costruire per allargare la città. E le potenzialità stesse della città, naturalmente. Assolutamente. Leggiamola, che è bellissima. Nel mezzo della via sorgeva il serraglio detto di Porta Galliera, atterrato quando nel secolo XIII i borghi furono congiunti alla città. Eccolo qua. Quindi questo è un esempio di lapide del Comitato per Bologna Storica Artistica, posta a inizio del Novecento, quindi proprio nel periodo rubianesco. Commissionata da Rubiani e dal Comitato a Gaetano Samoggia, che è uno degli scultori più interessanti tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, ed è un esempio molto bello di storicismo tipico dell'epoca, perché allo stesso tempo l'immagine del Cassero neomedievale ornata, decorata in maniera molto raffinata, si unisce a una didascalia, un cartiglio molto preciso, molto, con una ricerca storica importante alle spalle, documentata.